On race.tv, collegatevi, eh? Parole di Oriano, uscito da Sboroni. Ben ritrovati a tutti amici di On TV in questa nostra nuovissima puntata 30 minuti tutti dedicati al motorsport oggi ci è venuto a trovare il team TS Corse che è appena rientrato dal Mugello per il secondo round del campionato VDV ma ora vi andremo a presentare subito i nostri ospiti abbiamo parlato di team TS Corse naturalmente non poteva mancare il team manager della squadra milanese Stefano Turchetto ciao a tutti buonasera e naturalmente proseguiamo con il pilota che eh, come vedete sulla macchina, Pietro Peccerini. Eccolo qua, ciao Ricky, buonasera. Che nel weekend di casa hai fatto bene. Ho fatto bene, ho fatto bene. Molto bene, grazie. Bene. Ne parleremo in, nel corso di questi 30 minuti e salutiamo però prima la nostra ombrellina Alessia. Ciao a tutti, eh, i nostri contatti www.onrace.tv e per la mail onrace.tv. Bene, abbiamo presentato gli ospiti, la nostra Alessia ha dato i nostri contatti e ora è tempo di andare eh, a vedere come è andato il weekend appunto del Mugello per la squadra. Corse TS. Allora Stefano, innanzitutto vogliamo chiederti il perché, il come mai, eh, l'anno scorso eravate impegnati nel campionato Alps e quest'anno invece avete cambiato serie, dall'Alps al VDV. Innanzitutto abbiamo scelto di fare due anni nell'Alps per eh, mettere alla prova eh, i nostri piloti, per crescere perché è un campionato molto competitivo, con, con piloti molto forti. E secondo noi sono stati due anni molto, molto duri dove abbiamo formato bene i piloti. Quest'anno abbiamo scelto di fare il VDV per essere competitivi, per cercare di vincerlo fino all'ultima gara. Ecco, tra l'altro vediamo un calendario eh, in questo campionato con circuiti molto prestigiosi, quindi sicuramente eh, la serie non è da meno rispetto all'Alps, anche perché ben 25 macchine sulla griglia di partenza. Sì, sì, anzi è un buon campionato, le, le piste sono, sono fantastiche, sono le piste più belle d'Europa e infatti è stata una delle nostre scelte appunto questo, quel, il calendario. Ecco, sicuramente piste dove corre in quasi tutta la Formula 1, quindi eh, non ci si sbaglia. Certo. 25 macchine, come abbiamo detto, e una grande competitività. Pietro in pista. Sì, devo dire che il primo weekend a Barcellona è stato molto duro, anche condizionato dal Meteo, e ci siamo resi conto del livello che c'è. E al Mugello abbiamo fatto un bel passo in avanti, e anche perché la pista di casa bisogna dire che là davanti nei primi cinque insomma non si scherza. Per cui... Bene, ragazzi, noi eravamo al Mugello con le nostre telecamere. Prima di entrare nel vivo, appunto, delle corse, parlandone con, con Pietro, facciamo partire questa videoclip. Ragazzi la parola al nostro Pietro Pecenini, ormai come sapete da un po' di anni che lo seguiamo per le, per le piste di tutta Europa e naturalmente anche al Mugello non potevamo mancare in questa sua nuova avventura nel campionato VDV. Weekend che gli ha portato bene, partendo dalle crono dove ti abbiamo visto in settima posizione assoluta. Sì, devo dire che il team e Stefano hanno avuto una strategia nelle qualifiche che mi ha aiutato molto perché un grosso problema è spesso il traffico quando ci sono tante macchine in pista. E noi abbiamo scelto di aspettare un momento e uscire quando gli altri stavano per iniziare il primo giro lanciato e questo ci ha permesso di avere due giri con pista libera e questa è stata un'idea che ha premiato. Poi devo dire che avrei potuto forse sfruttare meglio la gomma nuova in questi due giri. Esatto, anche perché nelle libere eri quarto. Nelle libere sono stato quarto e, e pago un po' il, il, il mio punto debole di non essere sempre alla mia altezza nelle qualifiche, che poi è il momento più importante del weekend. Ma vedo che ci stiamo avvicinando, per cui ci sono dei progressi incoraggianti. Eh, ecco, abbiamo parlato delle crono. Prima di par parlare di gara 1... Ci vuoi descrivere un po' questo circuito del Mugello? A te caro. Ma il Mugello è una delle piste più belle sicuramente d'Europa, è una pista molto veloce con curvoni, sali scendi, è molto molto difficile perché ci vuole niente per perdere molto, per cui bisogna rimanere molto concentrati, dal punto di vista fisico è faticosa, è una pista che chiede molto. Per cui è, per un pilota è, è sempre una figata, si può dire, correre al Mugello. Sì, figatissimo. Ecco. <ride> ecco Pietro, un bel weekend che ti ha visto protagonista. In gara 1 sei scattato settimo, dopo qualche giro sesto, sì. e avevi il gruppetto del quinto, quarto, terzo, secondo lì davanti. Sì, ma diciamo che gara 1 e gara 2 sono state piuttosto simili, nel senso che poi, poi in gara 2 ho chiuso quinto. E... Eh, dove il gruppo di test, in particolare il gruppetto che si giocava al podio, eh, era alla mia portata in gara 2 sono anche riuscito a provare almeno in un'occasione il sorpasso eh, per la terza posizione non, non sono stato particolarmente abile o fortunato e per cui mi è andata male però molto incoraggiante il fatto di essere lì il, bisogna ammettere che il primo questo, questo ragazzo svizzero Drew, Drew aveva forse qualcosina in più rispetto agli altri per sì cui abbiamo è... visto eh. però il secondo, il terzo, il quarto e il quinto e li avevi davanti anzi esatto. io direi di andare a leggere la classifica come diceva giustamente Pietro ha vinto Drew eh, poi il secondo, il terzo, il quarto e il quinto li avevi proprio davanti nell'ordine Chaclin, Cazzaniga il nostro italiano Bisaglion e Joanen ecco abbiamo visto dal muretto box un grande lavoro tuo Stefano e dell'ingegnere quando vedavate che Pietro aveva davanti il secondo, il terzo, il quarto e il quinto? Sì, sai, dal muretto cerchiamo sempre di, di aiutarlo via radio e, e cercare di farlo spingere sempre di più. Poi, quando abbiamo visto che comunque c'era potenziale per, per, per andarli a prendere perché giravamo più forte, eh, allora lo spingevamo molto. Ecco, è stata una gara vissuta. In maniera emozionante, abbiamo visto anche dal muretto box questo. Sì, 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 tantissimo. Anche perché ci, ci credevamo subito, già dalle, dalle libere. Abbiamo visto che eravamo veloci, competitivi. Già anche, comunque, nel test della settimana prima siamo nati bene. Abbiamo provato alcune soluzioni sulla macchina e la macchina era molto veloce. Pietro è riuscito a sfruttarla bene. E quindi eravamo tutti belli gasati. Insomma. Ecco, tra l'altro. Eh, eravate gasati e poi la felicità è esplosa anche sotto il podio, perché non l'abbiamo detto. Pietro è arrivato sì, sesto, ma primo di classe. Sì, quindi sì, sì. è stata anche una bella emozione risalire sul podio dopo un po' di tempo. Pietro. Eh, mi mancava il podio, sì, devo dire. È anche vero che. Le nostre ambizioni puntano alla classifica assoluta perché la categoria dei gentleman, degli over 40, eh, insomma. Ma ah, perché? Hai più è... di 40 anni? <ride> appena compiuti ah, certo. <ride> da, da un anno e mezzo no, questo ci ho, uh, ho tenuto a, a sottolinearlo perché seppur Pietro non sia un giovanissimo è arrivato comunque sesto con davanti a sé a pochi metri dei, dei giovanissimi dei giovanissimi molto motivati e molto preparati Cosa comunque è sempre attorno? un piacere andare sul podio è ovvio che le nostre ambizioni sono di andare sul podio assoluto eh. Poi stare primo tra quelli della mia età è comunque un piccolo riconoscimento che male non fa. Ecco. Assolutamente. Allora Alessia, ti affascina il mondo dei motori? Decisamente sì. Pietro, posso farti una domanda? Eh, Cos'è che ti affascina di più del mondo dei motori, diciamo? Ma è una domanda difficile. Io penso che come in tutti gli sport... Eh, un atleta ha la possibilità di esprimersi fisicamente, intellettualmente, spiritualmente ai massimi livelli. Mm -hmm. Io ho trovato nel motosport il mio sport, l'ho scoperto un po' da vecchio, però meglio tardi che mai. Esatto. L'adrenalina della velocità per me è, è fonte di grande felicità. Immagino che per un tennista l'equivalente possa essere uno smash fatto bene. Non so se ti ho risposto, però. Sì. Sì, eh. sì, grazie. <ride> Promosso? Promossissimo. A pieni voti. Ora Bravissima. cosa c'è Alessia? La pubblicità. Mecomer, azienda leader nel settore dello sbaltimento dei rifiuti industriali da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it. Ehi hey là, dico a te e eh sì, ma anche a te, a te, a te e anche a te. Ma quanta fatica fate a portare l'acqua a casa vostra e poi smaltire tutte quelle bottiglie? Non avete mai pensato a un depuratore d'acqua per casa vostra? Oggi con Osmotic, il depuratore d'acqua per uso domestico più venduto al mondo, puoi avere tutta l'acqua che vuoi direttamente dal rubinetto di casa tua. Acqua microfiltrata, a salutare, alcalina, pura, per bere o per cucinare addirittura liscia o gassata. Lo vuoi? Sì, lo so cosa vi state chiedendo, è giusto. E chissà quanto costa. E magari non è il momento. Giusto. E se fosse gratis? Davvero gratis? <ride> esatto, fino alla fine del mese puoi averlo gratis, non ti costa nulla. Con il depuratore da cosmotic calcare e sapore di cloro non saranno più un problema osmotic lo metti sotto il lavello e non ci pensi più allora ascoltatemi bene il vostro momento oggi la ivm azienda leader nel trattamento delle acque potabili vi offre il depuratore osmotica a casa vostra totalmente gratis a carico vostro solo i ricambi per la manutenzione il depuratore è gratis volete saperne di più chiamate subito e prenotate una visita dell'incaricato IVM Il tuo sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno dei circuiti più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa Il cavallo da battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R 50 esemplari al mondo macchina molto prestazionale con 240 cavalli ed un peso di 930 kg. Diversi sono i pacchetti che vengono proposti, dal giro singolo a turni in pista da 25 minuti, anche divisibili tra più persone. Regala o regalati un'esperienza di guida su una vera auto da corsa. Rivivivrai poi la tua giornata da pilota in tv. Per informazioni e prenotazioni, www.itosogniumpista.it. Il sabato pomeriggio poi si è svolta a gara 2 al Mugello nel campionato Vedevé e Pietro partiva sempre dalla quarta fila in settima posizione. Al primo passaggio eri sesto, sì. poi l'ingresso della safety car ha fatto rallentare un po' il gruppo fino uh, all'ottavo passaggio che ti sei impossessato della quinta posizione, sì, approfittando dell'errore di non mi ricordo chi francamente che ha fatto un'escursione in Ghiaia. E la cosa interessante di Gara 2 è che il podio era proprio lì a portata di mano. Drew, eh, che è stato velocissimo tutto il weekend, ha sbagliato la partenza in Gara 2, per cui eh, ce l'ha avuto davanti per buona parte della gara ed era una, una carotina molto, istru molto istruttiva anche perché guida molto bene. E questo mi ha permesso di limitare molto il distacco dai primi. Lui poi ha superato... Eriot che poi è arrivato quarto, quarto e si è preso il terzo posto. A quel punto me la potevo giocare anch'io e ho fatto un tentativo alla prima curva ma lui mi ha chiuso e a quel punto mi sembra che fosse già l'ultimo giro. Sì, e era l'ultimo giro. E non ho avuto una seconda chance perché poi nel misto del Mugello secondo me è piuttosto difficile trovare un punto di sorpasso efficace senza, senza rischiare troppo. Senza. Ecco, la gara è stata vinta da Ciaclin e secondo eh, Cazzaniga. Um, Stefano, come l'hai vissuta questa seconda gara? Ci credevi nel podio assoluto? Sì, ma sinceramente ci credevo in tutte e tre le gare, specialmente nella terza, che partivamo molto più avanti. Dopo ne parliamo, Sì. Eh, comunque sì, è stata sempre alla nostra portata il podio. Sempre eh, Sono state delle belle gare tirate, ho visto anche eh, il pubblico che ha risposto bene a questo campionato francese VDV Non solo il pubblico sulle tribune ma anche tantissimi fans che ti sono venuti a trovare Pietro, te lo aspettavi? Sono tanti amici e familiari, l'unica gara che c'è in Italia è in calendario per cui hanno approfittato in molti per venire È stata una bella festa sicuramente, sono venuti anche i miei figli insomma... È stato molto carino. Ecco, gara 1 è stata alle 11 mentre gara 2 è alle 17.30. Sì. Quindi dopo qualche ora sei risalito sul podio. Sì, hai dimenticato le qualifiche alle 9, stesso giorno. Ma quello non c'entra, io stavo parlando di podi. Eh. <ride> <ride> <Sì>. <ride> no, è stata una giornata molto intensa e faticosa. La sera ero, ero demolito, francamente. Abbiamo visto. <ride> Però diciamo un altro podio, quindi sicuramente eh, questo per ribadire il fatto che anche in gara 2 primo nella tua, nella tua classe. Sì, adesso non voglio fare il fenomeno, però è vero che nella categoria non, non penso di avere rivali, ecco, ma ti ripeto, il nostro obiettivo non è vincere nella no. categoria, ma è continuare a crescere, a imparare, a migliorarci e, e arrivare davanti finalmente. Insomma. Pago ancora lo scotto dei primissimi giri di gara dove tardo quel, quel momento in più rispetto agli altri che stanno davanti a prendere il ritmo e questo l'ho pagato caro poi in gara 3. Dove... Gara 3, infatti gara 3 dove Stefano ci ha già anticipato un po' che partivi davanti perché partivi in quarta posizione. Ecco, esatto. io volevo capire come mai sei partito settimo, settimo e poi quarto. Allora, l'ordine la griglia di partenza è determinata dai due giri migliori che hai fatto in qualifica, okay. questo per gara 1 e gara 2. Per gara 3 prendono la media dei risultati che hai fatto nelle prime due gare. Per cui io ho fatto sesto e quinto, la media matematica fa 5,5 e si vede che da questo punto di vista avevo un punteggio più basso di tutto quello che mi stanno dietro. Quindi seconda fila, quarta posizione, esatto. alla partenza mi si è piaciuto molto perché il quinto praticamente ti aveva già messo le, le gomme davanti, ma hai tenuto duro, lo stiamo proprio vedendo in questo esatto. momento, guarda. <ride> Neanche a farlo apposta e quindi sei rimasto in quarta posizione. È tenuto dietro ancora qualche giro. poi Sì, lui si è infilato all'interno. Io sono riuscito ad affiancarlo nella prima curva destra, quindi a stargli all'esterno. A quel punto sulla seconda, che è una S sinistra destra, ero io all'interno e così ho difeso la posizione. Ecco, come dicevi, ti è mancato forse quel, qualcosina in più per stare incollato al gruppetto dei tre. Sì, la cosa difficile in questo campionato è che hai solo un treno di gomme per tutto il weekend, per cui ci devi fare qualifiche e tre gare. Questo vuol dire che in gara 3 le gomme sono sono finite o quasi. E se non hai proprio la percezione del limite nel giro di formazione è, è facile che i primi giri prendere le misure sia un po' più difficile. Insomma. E gli altri, poi, ho visto che a fine gara vanno le gomme stracciate. Io ho pagato quei primi tre giri un po' più lenti, eh, tornando a casa con delle gomme ancora decenti, ma a quel punto inutili. Esatto. <ride> Senti, quindi, abbiamo fatto in, questa, in questo weekend un sesto e due quinti posti. Che anche ai, ai fini della classifica assoluta Non è male No, è un buon risultato E speriamo di continuare ad avvicinarci a Barcellona ha fatto un ottavo, un decimo posto E vediamo La prossima è in una pista nuova che, che io non ho mai visto Avremo solo un giorno di test a disposizione E speriamo di... Che è le Castellere? No, la prossima è no. Aragon, in Spagna ah, ah, si ritorna in Spagna quindi Sì, esatto sì, certo. e... Dicono che sia una pista bellissima, eh, non semplice, eh, vediamo di capitalizzare l'unico giorno di prove che abbiamo. So. Hai fatto un po' di simulatore per eh, imparare la pista? No, o? sinceramente no. Eh, Quindi vai ad occhi chiusi? Vado ad occhi chiusi. <ride> no, vado col GPS, 300 <ride> metri. <ride> tu lo usi il GPS? Ha ah, voglia, Sei, sì, eh? sì, sì, lo uso tantissimo, certo. Bene, ora cosa c'è Alessia? La pubblicità. Rimanete con noi. Drivers Communication, l'agenzia grafica di riferimento per la tua comunicazione nel motorsport. Da anni realizziamo con professionalità e passione piani di comunicazione per piloti e team. Sviluppiamo brochure, logo, video e siti web. Per la tua immagine scegli un partner con competenze specifiche nel mondo del motorsport. Scopri tutti i servizi su driverscommunication.it. Ecco, anche per gara 3 diamo la classifica, ha vinto nuovamente Drux, seguito da Chuckling, Cazzaniga e Bisaglion. Un bilancio del weekend Stefano? Ma eh, questo weekend secondo me è stato molto positivo. Rispetto a Barcellona dove abbiamo pagato la qualifica sotto l'acqua, eh, secondo me partendo dietro non avevamo bene eh, i nostri riferimenti, cioè non sapevamo bene a che livello eravamo. Qui invece abbiamo capito bene o male che possiamo farci, possiamo lottare per il podio. Questo sicuramente. E appunto nella prossima tappa spagnola cosa, cosa ti aspetti? Ma sai, dipende tutto da, da come va appunto come diceva Pietro prima. Siccome che abbiamo un solo giorno di, di teste, dobbiamo cercare di essere più veloci a, a capire bene la pista e cercare di sfruttare... Tutte le, le conseguenze. Però mi aspetto sempre, comunque, come, come, come qua un ugello di, di essere lì, di essere lì vicini. Ecco, una trasferta che vi vedranno partire quanti giorni prima? Ecco, io vorrei capire anche un po' come viene gestita una trasferta per un team come il vostro, che muove un bilico, tantissime persone che lavorano. Ma eh, andare ad Aragon dobbiamo essere lì giovedì mattina, dobbiamo essere presenti sul, sul campo gara. A montare tenda, a fare la, sette la macchina, controllare un po' tutto. Quindi il camion, bene o male, deve partire intorno al martedì, martedì sera Quindi. per essere lì il giovedì. Quindi lunedì? Perché il giovedì abbiamo la giornata di test. Esatto. Eh, vedi, vedi? Le nostre trasmissioni servono anche per fare per della, logistica, <ride> esatto. della logistica. Pietro, cosa ti aspetti da, da questo campionato in generale? Beh, innanzitutto una grande soddisfazione me la sono presa adesso perché è sempre lui a correggermi via radio per una volta. Ah. Gliel'ho suonata. <ride> <ride> C'è una sfida interna che è, che non è mai. fondamentale nel team, in un team che si rispetti. Cosa mi aspetta a questo campionato? Mi aspetto di, di fare un podio il più presto. E mi aspetto di migliorare. Devo dire che. Io ho iniziato la mia guerra per imparare a frenare col piede sinistro ormai. Da Monza. Due anni fa l'ho iniziata. Avevo già iniziato a Vallelunga, ah. prima gara del 2013, poi ho lasciato perdere, ho ripreso, eccetera. Adesso sto cominciando a godere. Proprio, è un piacere sessuale frenare col piede sinistro. Sì. sì. C'è strani eh, desideri. Eh, no, è molto più divertente, puoi fare molte più cose. Cioè, è, è obiettivamente come avere una gamba in più. <ride> Adesso devo ridere. Non stiamo imparando. Vabbè, insomma, mi aspetto. Cioè, Con voi finisce sempre così. Insomma, mi aspetto di migliorare, continuare a imparare. Alla fine sono. Sono un pilota che ha cinque anni di vita, eh, che sono ancora pochi, eh, e, e vediamo di, di, di far festa quest'anno. Dopo due anni, come ha detto Stefano prima, in cui abbiamo sofferto tanto, perché anche Però giusto... in, avete anche imparato tanto, così. Esatto. è anche giusto soffrire per imparare, magari quest'anno portiamo a casa qualche soddisfazione. Ecco Stefano, la, la vettura è rimasta identica a quella dell'anno scorso o per questo campionato ci sono stati degli accorgimenti tecnici? No, la macchina è completamente uguale a quella dell'anno scorso. Il motore sempre quello, sempre 2000, da 220 cavalli. Gomme, sempre Michelin. La macchina è completamente uguale all'anno scorso. 0 a 100, quanto fa questa vettura? Qui? Ma Siamo intorno ai tre e mezzo. Eh, bella. Eh sì, bella. Andare. Tre e mezzo infatti... se, se parte lui, se parto io 3 <ride> secondi. Ah, ok, sei più veloce. <ride> <ride> ecco, e poi gomme Michelin, abbiamo detto il cambio... Sette marce al volante, al volante sì. beh, deve essere divertentissima questa macchina. Eh, è molto divertente, molto difficile portarla al limite perché ha un limite molto alto e sfruttarla è, è una sfida per veri duri. Stefano, sappiamo che hai un'altra macchina nel, nel box, sì, ho un'altra macchina in attesa di, di un nuovo pilota che stiamo cercando di, di trovare. E niente, lì che lo aspetta, però i momenti adesso sono abbastanza difficili. Beh, però anche per una giornata di test, per capire la qualità di un pilota, penso che certo. le potete fare. No? Sì, sì, siamo a disposizione. tscorse.it. Mentre i contatti di Pietro? Peccenini, Facebook. Facebook, Twitter, Instagram. Perfetto. Ragazzi, noi siamo quasi in chiusura, è stato davvero un piacere avervi nuovamente anche in questa stagione 2015. Che bene sta, sta, sta procedendo con queste eh, performance appunto del team TS Corse e di Pietro Pecenini. Il podio ce l'hai promesso e lo vogliamo. Io non ho promesso niente, <ride> io prometto ciò che mantengo, okay. però faremo di tutto. Sì. Eh, Pietro appunto i contatti di Pietro, i nostri contatti in chiusura Alessia quali sono? www.onrace.tv e la nostra mail info chiocciola onrace.tv oppure la nostra pagina facebook dove mettere mi piace è gokart.tv onrace.tv perfetto i contatti sono stati dati a settimana prossima grazie mille ciao, ciao. ciao. On Race.tv, collegatevi, eh? Parole di Oriano, uscito da Sboroni.